Congresso di Radicali Italiani 2011, stiamo con TV Radicale e con Giulio Manfredi, vicepresidente del Comitato di Radicali Italiani e presidente dell'Associazione Adele Taglietta, molto attiva a Torino. E ovviamente gli chiediamo intanto le prime impressioni, tra altre cose anche al nostro vicino di tavolo, le prime impressioni su questo congresso che insomma ormai siamo in fase avanzata. Sì, ancora un congresso diciamo in stand by, nel senso che pesa la non presenza di pannella dei lavori e quindi l'attesa verrà o non verrà, e poi oggi ci sarà anche l'intervento importante di Emma Bonino, quindi è ancora una fase interlocutoria. Credo che comunque nella giornata di oggi, anche con l'intervento della Bonino, ci sarà un arricchimento e quindi la possibilità per tutti di capire come domani se ne esce con la votazione degli organi e soprattutto nella mozione, il programma. Giulio, secondo te questa assenza di Marco è un'assenza motivata da motivi magari logistici, personali, o che ha un significato politico? Lui aveva già espresso riserve nei congressi precedenti rispetto forse a un'impostazione di Radicali Italiani. Naturalmente Marco tende sempre a volere e a chiedere molto ai radicali e non riteneva adeguata appunto l'impostazione e i programmi di Radicali Italiani. Questo. Quindi possiamo anche pensare che sia un significato politico. Comunque speriamo che ci faccia qui un ride magari anche imprevisto e ci possa dare insomma il suo contributo, che è sempre preziosissimo il suo intervento. Senti Giulio, e relativamente appunto all'Associazione Adele Taglietta, so che siete molto, molto attivi, in questo congresso siete presenti in un numero? Sì, siamo una decina di compagni dell'Associazione Taglietta. Come tutti i congressi abbiamo anche il nostro tavolino, perché noi, come tutte le associazioni radicali in giro per l'Italia, d'altronde anche voi vi basate sull'autofinanziamento e quindi tentiamo appunto di granellare un po' di soldi. Oltre a questo è una nostra ambizione nel corso degli anni, ormai Radicali Italiani hanno 10 anni, noi abbiamo anche 10 anni di vita, tentare di fare iniziative che non siano solo locali ma che servano anche in altre realtà d'Italia. Una di queste di cui volevo parlarvi è appunto questa relativa alla questione dei doppi incarichi. Cosa succede? Che ci sono 10 parlamentari in questo momento in Italia, deputati e senatori, che sono anche sindaci di città. Questo per una incongruenza della legge elettorale che vieta espressamente che un sindaco si possa candidare a parlamentare, ma non vieta il contrario. Su questa norma, diciamo, l'azienda Garbugli hanno approfittato questi signori per continuare a tenere il sedere su 2 poltrone. Anche il sindaco di Torino? Il sindaco di Torino, veramente subito dopo eletto, si è dimesso. Parliamo di un neo sindaco Piero Fassina. Esatto, però parlando di cose piemontesi, il sindaco di Verbania, Marco Zacchi, è in questa situazione, deputato della PDL ed è sindaco. Su questo noi mesi fa, grazie al lavoro del nostro iscritto, l'avvocato Antonio Polito, abbiamo poi presentato le cosiddette azioni popolari. Cosa sono le azioni popolari? Sono dei ricorsi che un cittadino elettore, qualsiasi cittadino elettore, può presentare al tribunale ordinario per fare valere l'incompatibilità. Abbiamo fatto in passato per vari consiglieri regionali, l'anno scorso anche per Roberto Cota e Buonanno della Lega, che hanno tenuto per alcuni mesi il doppio incarico, sia consiglieri regionali che deputati. Il cittadino elettore può proporre questa azione e la caratteristica, la qualità di questa azione è che non ci sono i tempi lunghi della giustizia italiana, ma in pochi mesi il tribunale prende la decisione. Quindi sono azioni tempestive. Un'azione popolare è stata promossa a Catania contro il sindaco della città, che era anche senatore, e grazie all'azione popolare c'è stato un ricorso alla Consulta. 10 giorni fa la Consulta, con la sentenza 277, ha espressamente detto che c'è questa incompatibilità patente, per cui ha dato ragione al cittadino. Questo ha permesso anche finalmente alla Giunta delle elezioni della Camera di riprendere la questione e di aprire un'istruttoria su questi sindaci. Visto che nel Parlamento non ci fidiamo,
Noi, grazie all'avvocato Polito, mettiamo a disposizione questi ricorsi che possono essere fatti, naturalmente è un ricorso standard, basta cambiare i nomi, può essere presentato da un cittadino di Verbania a Verbania, Brescia, un altro, il sindaco di Brescia è incompatibile, a Fragola, nel napoletano, ricordiamo, parliamo di sindaci di comuni superiori ai 20.000 abitanti. Quindi io lascio magari la mia email che è manfredi61, Manfredi il cognome, i due numeri 6 e 1, poi @hotmail.com, chi fosse interessato appunto, si trovasse in una città con il sindaco in patente incompatibilità può contattarci e noi forniamo questo strumento che è uno strumento appunto a disposizione di qualsiasi cittadino per far valere la legalità nel suo comune. Fornite una consulenza per il riacquisto della legalità, insomma. Esatto, esatto, noi ci proviamo. Senti Giulio, parliamo un pochino del congresso, ovviamente come tutti quanti sanno, io l'ho già detto, lo ripeto ogni volta, ma mi sembra importante, i congressi radicali non sono di delegati, sono di iscritti e tutti quanti nello stesso modo, con lo stesso peso di un voto eleggeranno poi dopo le cariche elettive di presidente, tesoriere e segretario. Sai, poi hai in mente qualche pronostico, qualche idea, hai sudorato tra congresso, post congresso, corridoi eccetera, qualche outsider che potrebbe candidarsi? Ma io credo che la candidatura e la riconferma di Stadiarini De Lucia sia quasi scontata. Mario Stadiarini ha lavorato, credo, bene in una situazione estremamente difficile, certo con un dato di pura resistenza, cioè ha fatto delle iniziative politiche appunto per tentare appunto di portare avanti i radicali italiani. La sua relazione non ha dato grandi prospettive, grandi sbocchi politici, però guardandomi attorno non vedo alternative. Forse magari i giochi si possono aprire sulla carica di presidente rispetto a Silvio Viale, magari ci saranno degli outsider. Attualmente non ho idea e non ho sentito voci di corridoio. Silvio Viale, che ricordiamo appunto sta a Torino, anche lui sarà insomma interno un pochino vicino alla dell'Aglietta come associazione. Sì, lui è stato presidente dell'Aglietta. Adesso ricoprendo la carica di presidente dei radicali italiani non lo è più, però naturalmente è uno degli iscritti dell'Aglietta e l'Aglietta ha tentato anche nel limite del possibile di diffondere anche nelle altre regioni italiane la battaglia di Silvio Viale per la legalizzazione dell'RU486. Purtroppo, come tante altre cose in Italia, la legalizzazione dell'RU486 fa parte della farmacopea italiana da 2 anni. Purtroppo in molte regioni è ancora negata la possibilità alle donne di accedere alla RU486, per cui noi abbiamo fatto un libretto su questo che mettiamo a disposizione anche delle associazioni, è anche scaricabile dal nostro sito che è associazionealietta.it e poi naturalmente siamo a disposizione, per esempio si può fare una lettera ai direttori generali delle ASL, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, per chiedere qual è la situazione, se effettivamente l'RU486, la pillola abortiva, è a disposizione negli ospedali. Quindi le possibilità di fare qualcosa a Torino come in Calabria sono tante, naturalmente tutto parte dalla volontà del singolo. Sì, su questa cosa poi ovviamente c'è anche un po' certe volte quello che potremmo chiamare un boicottaggio da parte anche dei medici, perché fioriscono qui e lì obiezioni di coscienza, ormai ci sta una rincorsa all'obiezione di coscienza in tutti i campi, i farmacisti fanno obiezioni di coscienza, cioè, poi ci sono quelli abortisti, i medici abortisti, ma però anche quelli sulla RU486. Esatto, esatto, ricordiamolo, l'obiezione di coscienza è prevista dalla legge solo per l'aborto, per la 194, mentre la pillola del giorno dopo non è un farmaco abortivo e quindi deve essere data, e quindi l'invito è alle donne che purtroppo sono costrette a fare le vie crucis dei pronti soccorsi, perché molte volte vanno quando naturalmente
Ricordiamo che l'efficacia della pillola del giorno dopo è inversamente proporzionale al trascorrere del tempo, per cui se perdo tempo a fare il giro dei pronti soccorsi rischio appunto, e invitiamo queste donne appunto a denunciare l'autorità giudiziaria se non hanno appunto questa pillola. Lo ricordavi tu, le percentuali di obiettori di coscienza sono altissime, vanno dal 70 all'80%, anche per questo noi diciamo l'obiezione di coscienza, naturalmente siamo il partito che si è battuto per l'obiezione di coscienza al servizio militare, per cui non possiamo essere contro l'obiezione di coscienza, però esiste una nostra proposta che appunto ha fatto Silvio Viale, è stata presentata dall'onorevole Farina Coscioni in Parlamento, perché almeno il 50% del personale nei reparti ospedalieri sia di medici, infermieri, anestesisti non obiettori, appunto perché il servizio comunque deve essere garantito. Deve essere garantito. Ci sono dei picchi in Italia, come in Basilicata, e sappiamo grazie a Bolognetti, in cui ci sono dei picchi di obiettori di coscienza. No, siamo al 90%. Di fatto un'impossibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale di erogare un servizio che è previsto dai vari protocolli, insomma, e che quindi dovrebbe essere ugualmente erogato come tutti gli altri. Esatto. Infatti, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, sulle donne lucane, proprio dai dati, dalle statistiche che abbiamo del Ministero della Salute, quindi non fonte radicale ma fonte governativa, oltre un terzo delle donne residenti in Lucania abortiscono in altre regioni, e questo è molto significativo. C'è stato tutto un turismo interno, purtroppo, anche vicino, insomma, a un turismo della disperazione, perché poi già lo spostamento in sé, poi insomma anche la mortificazione di non poter trovare e di non poter usufruire di un servizio, insomma, normale vicino casa, insomma, si crea disagio ulteriore. Certo, e questo naturalmente deve essere noi cerchiamo appunto di scongiurare questa cosa. Ringraziamo Giulio Manfredi, gli diamo appuntamento su il nostro sito che è tvradicale.it, dove potrà vedere anche tutto ciò che abbiamo fatto, e ovviamente gli diamo gli auguri di buon congresso. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie ancora.